Chi giocherà sabato sera titolare tra Piontek e Cabral? Scopriamolo insieme in questo nuovo video. Buongiorno e benvenuti sul mio canale. Siamo subito pronti per entrare nel vivo della tattica viola. E allora, come detto, oggi vorrei parlare dell'attacco della Fiorentina, perché sabato sera arriva a Firenze Sarri con la sua Lazio. Sarà la prima gara dopo la cessione di Vlahovic e ci sarà da capire come reagirà tutto il comparto offensivo e come reggerà l'urto e la pressione di non far rimpiangere l'attuale capocannoniere della Serie A. Chi partirà dal primo istante? Al momento non è dato saperlo, anche se Piontek sembra leggermente favorito, in quanto è da qualche settimana che si allena con i viola e ha già fatto due apparizioni, una direi molto fruttuosa in Coppa Italia contro il Napoli con gol all'esordio e una incolore nella trasferta di Cagliari, dove sicuramente non ha brillato lui come tutto oggettivamente reparto offensivo. Per il futuro sembra scontato che, visto l'esborso fatto dalla dirigenza viola per Cavallari, circa 16 milioni, il titolare dovrebbe essere lui. Anche il suo curriculum, seppur in un campionato di secondo livello come quello svizzero, con i suoi 65 gol che ha messo a segno, il curriculum è sicuramente di tutto rispetto. Tornato a sabato sera contro la Lazio, come detto, essendosi allenato molto poco, il brasiliano rischia di partire dalla panchina, ma nulla vieta ad italiano di schierarlo a partita in corso, in base ovviamente a come si metterà la gara. Speriamo bene, ovviamente, per noi viola. Punto a favore di Piontek, inoltre, quello dell'esperienza. Infatti, il polacco conosce molto meglio di Cabral il campionato italiano, avendo giocato con le maglie del Genoa e del Milan. Chiudo dicendo che, secondo me, oltre ai vari Piontek e Cabral, dobbiamo iniziare a focalizzarci e ad analizzare anche gli esterni d'attacco che italiano ha sempre voluto valorizzare. Ecco che i gol che potrebbero mancare dalla cessione di Vlahovic potrebbero arrivare dai vari Sottili in gol, appunto, a Cagliari nel gol decisivo del pareggio, ma anche Nico Gonzalez è apparso un po' in calo ultimamente, ma sempre fondamentale per i viola, e ovviamente anche Riccardo Saponara, che come sempre dal cilindro può tirarti fuori il coniglio in ogni momento e farti eventualmente vincere le gare con quei bellissimi gol a giro. È tutto per questo breve ma intenso video. Vi saluto, vi auguro una buona giornata e ovviamente il motto è sempre lo stesso: sempre e solo Forza Viola. Scrivete sotto nei commenti cosa ne pensate. Ciao a tutti!